Da circa 10 giorni ho qui in studio con me per la prima volta il Neural DSP Quad Cortex. Sì, lo so che è già uscito da un paio d'anni, ma non avevo mai avuto la possibilità di provarlo. Inoltre, da un paio di mesi è stato aggiornato la versione 2.0 con tantissime nuove funzioni e modelli. E se già prima avevo la scimmia di provarlo, ora, beh, direi che avete capito com'è finita. Ci tengo tantissimo a ringraziare Neural DSP e strumentimusicali.net per aver reso tutto questo possibile. E vi lascio sotto in descrizione il link se volete dargli un'occhiata più approfondita. Partiamo subito con il dire che non entrerò troppo nel dettaglio tecnico perché in rete è già pieno di recensioni e tutorial sul come usarlo. Quindi voglio solo farvi una breve introduzione per chi ancora non lo conoscesse, ma credo nessuno. E soprattutto voglio raccontarvi le mie esperienze ed impressioni che ho avuto mentre cercavo di ricreare 7 suoni leggendari con il Quad Cortex, sfruttando i modelli degli ampli che trovate di default, i Real Capture scaricati dall'app, ma anche dei capture creati interamente da me dalla mia Friedman VA50 Deluxe. Andiamo con ordine. Il Quad Cortex è il modular più potente al mondo, con la possibilità di avere fino a 4 rig simultanei. Per esempio, chitarra e basso possono entrare nel Quad Cortex contemporaneamente in maniera separata sfruttando i due ingressi e ognuno usa il proprio rig. Come dicevo, appunto, si tratta di un modeler, quindi come Fractal FM3 o XFX ha dei modelli ricostruiti tramite gli algoritmi di tantissimi amplificatori, casse ed effetti. Ma non solo, perché in realtà lui può anche creare dei neural capture, così vengono chiamati, di veri amplificatori esattamente come fa Kemper. E questa è stata la feature chiave che ha fatto sì che io volessi provarlo. Come molti di voi sapranno, io uso Kemper da circa 8 anni e non ho mai avuto problemi. Però insomma, comincia a sentirsi che è un device ormai datato. Non a livello di suono, suona bene, ma proprio a livello di hardware. Ha uno schermo piccolissimo, monocolore, è grosso, pesante, non è comodissimo da portare in giro e soprattutto lento come sistema operativo e la procedura del profiling di un ampli non è semplicissima. Il Quad Cortex invece è tutto un altro pianeta, pesa poco più di 1,5 kg, piccolo e facilmente trasportabile. Ha uno schermo touchscreen multicolore da 7 pollici, è molto intuitivo e semplice da usare e tramite collegamento wifi potete salvare dei backup sull'app Cortex o scaricare nuovi suoni, il tutto senza nemmeno un cavo. Ok, sì, tutto molto bello, ma come suona? Ho voluto ricreare 7 suoni di chitarristi leggendari spaziando dai suoni high gain fino a quel suono strato quasi clean sull'orlo del breakup per vedere come se la cava. Spoiler, a mio parere molto bene. Inoltre ci tengo a precisare che potete trovare i preset che ho creato e i captures della mia Friedman in maniera totalmente gratuita sull'app Cortex, così potete scaricarli e usarli direttamente anche voi. Bene, direi che abbiamo chiacchierato abbastanza. Cominciamo subito con il primo suono di oggi, Angus Young degli AC/DC. Questo è un suono che ho ricreato utilizzando una capture di una Marshall JTM50, ma non solo. Il Quad Cortex permette anche di profilare singoli pedali, overdrive, compressori, fuzz o quello che volete, ad eccezione delle modulazioni al momento. E quindi ho usato anche il capture della replica dello shuffer, ingrediente fondamentale a detta del signor Angus. Andiamo a sentire come suona. Il prossimo suono che andiamo a vedere è quello di David Gilmour, in particolar modo quello di Run Like Hell, perché ho voluto vedere come si comportava il Quad Cortex messo veramente sotto stress, con 3 diverse uscite di segnale, 2 riverberi diversi, 2 delay differenti, un flanger, un phaser, tutto assieme. In più, il cuore pulsante di questo preset è un real capture di un IWAT DR504. Ora passiamo ad un suono decisamente più high gain, nello specifico quello di John Petrucci dei Dream Theater. In questo caso ho voluto ricreare un preset completamente stereo, con 2 rig separati proprio come farebbe John. Quindi abbiamo un ingresso che viene diviso in 2 sezioni,
due capture di un Mesa Boogie JP2C, di cui uno a sua volta entra in due casse 2x12, e poi due uscite, una L ed una R, giusto per dare questo effetto di muro di suono stereo, nonostante ci sia solo una chitarra che suona. Non potevo che dedicare uno dei suoni di oggi al mio chitarrista preferito, ovvero Slash. Non solo, in questo caso ho deciso di fare un capture io stesso della mia Friedman BA50 Deluxe con in front il Silver Jubilee di Alexander Pedals, perché ero curioso di provare il processo di capturing e devo dire che è veramente facile. Basta seguire le indicazioni sullo schermo, aspettare letteralmente 5 minuti che lui faccia tutte le sue magie eccetera e fine. Ho fatto due profili, entrambi passando per il Torpedo Captor X, uno con una cassa 4x12 Celestion V30 ed uno con una 4x12 con i Greenback. Andiamo a sentire il risultato. Il prossimo preset invece non è stato creato da me, ma bensì da Kiko Loureiro dei Megadeth. Non sto scherzando, quello vero. Infatti tramite l'app potete cercare il suo profilo e scaricare tutti i preset che usa in tour live con i Megadeth. Non solo, i suoi preset sono fatti senza usare dei capture, ma sfruttando i modelli di ampli che trovate di default, quindi questo era un ottimo modo per provare anche questi. Aggiungerei inoltre che se questi suoni sono belli per lui e li usa in tour con una delle band più importanti del mondo, andranno benissimo anche per me che suono... qui. Sentiamolo. Me la sono dimenticata. Cambiamo canzone. Potevo mica dimenticarmi di fare un preset dedicato a Van Halen. Ovviamente no. In questo preset ho voluto provare anche il pitch shifter di Quad Cortex, andando a ricreare quell'effetto micro pitch di Van Halen in cui una parte del segnale viene abbassata e alzata contemporaneamente di 10 centesimi di tono. Anche qui ho usato un real capture e in questo caso è quella di una EVH5153. L'ultimo suono che andiamo a sentire oggi è quello di Jimi Hendrix, che ho voluto dividere in due parti,
Uno più classico con fuzz, due plexi spinte al massimo e wah, così proviamo anche un pedale di espressione nel quad cortex, ed uno molto più clean, tranquillo, con un riverbero a molla. Andiamo a sentirli. Questi erano i miei sogni leggendari ricreati interamente con il quad cortex. Che dire, a mio parere sono veramente belli. Ovviamente non saranno mai una copia uno a uno perché è impossibile. Ma comunque sono suoni piacevoli anche sotto le dita. Non avverto troppo quella sensazione digitale che invece ho notato con altri modeler. E la facilità con cui li ho creati è un ottimo punto a favore di questa macchina. Molte volte mi capita che mi mandi una strumentazione in prova e poi devo giustamente ridarla indietro. Ecco, credo che questo resterà qui con me. Dopo 8 anni di camper ho finalmente trovato la mia soluzione sia da usare qui in studio, ma soprattutto per i live. Ci tengo a precisare di nuovo che il camper continua a suonare bene, però ormai è veramente troppo datato sia come hardware che come interfaccia. E questo era tutto. Grazie mille ancora a Neural DSP e strumentimusicali.net per avermi permesso di fare il video di oggi. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao!